andiamo a vedere, perché uno può dire, ma in Italia è così, ma negli altri paesi com'è? Andiamo a prendere i dati sempre del 2016 negli Stati Uniti, va bene? E noi vediamo che la percentuale, perché qui loro parlano in termini di transfer, vedete, io adesso, loro fanno una distinzione tra uova fresche e uova congelate, ma in tutto il mondo è così. In Italia vengono utilizzati solo gli ovociti congelati perché non ci sono praticamente donatrici. Quindi vengono importati questi ovociti dall'estero e vengono utilizzati. Quindi mettiamoci nelle condizioni italiane, guardiamo frozen eggs, praticamente gravidanze cliniche per transfer 54,7%. Parti per transfer 44,9%. Vi ricordo noi 19,9%. Ok? Quindi questa è la realtà. Questa è una tabella di alcuni centri stranieri pubblicati, ma le percentuali sono simili. Qui hanno qua fatto pure freschi vitrificati, non c'è grande differenza, vedete? Ma insomma, gravidanze che vanno avanti intorno al 40-45% per ciclo iniziale, va bene? Allora, qui potete immaginare, come abbiamo già visto per l'omologo, che ci possono essere, diciamo così, variazioni da centro a centro. Ebbene, anche per l'ovo donazione è così. Quindi, quelli sono i dati cumulativi, ma ci sono dei centri che fanno ovo donazione in cui i risultati sono ben superiori a quelli medi. Quindi voi questo lo dovete sapere. Poi sapere quali sono, ma quella è tutta un'altra storia.